Ma la retorica sul 25 aprile è andata in soffitta. Quella ha avvelenato le acque della memoria. La retorica è sempre nemica della memoria. Un po' di retorica ci sta sempre, per carità. Ma quando esageri nella falsificazione, vedete il punto qual è? Il 25 aprile del 1945 è una data fondamentale della nostra storia. Non saremmo qui a parlare senza il 25 aprile del 1945. Ma la retorica ha voluto per molti anni che quella giornata sia stata possibile perché i partigiani italiani sconfissero l'occupazione nazista dopo aver sconfitto il regime fascista. Non è così che sono andate le cose, è stata una retorica velenosa, nel senso che ci sono state in Italia formazioni partigiane di diverse opinioni e di diverse tendenze, ma non vinsero loro la seconda guerra mondiale, non l'abbiamo sconfitto noi il nazifascismo, il fascismo l'abbiamo creato noi italiani. Sono state le truppe di occupazione, lo sbarco degli alleati, gli anglo-americani, quelli hanno liberato l'Europa e quindi l'Italia dal nazifascismo. La falsificazione non porta bene. E vi dico un punto che ha a che vedere direttamente con le questioni politiche di oggi. La grandezza della nostra Costituzione, io non credo che sia la Costituzione più bella del mondo, è un bel testo, ma insomma anche lì la retorica non serve, ma la grandezza di quel testo sta proprio nel fatto che chi lo ha redatto fra il 2 giugno del 1946 e la fine del 1947, chi lo ha redatto sapeva di essere minoranza nel paese, tutti assieme. I partiti che riempirono la Costituente fino a qualche mese, anno prima, erano in galera, nascosti all'estero, silenziosi, sapevano di essere minoranza e hanno scritto un testo che serviva a tenere insieme il paese senza che nessuno pensasse di dominarlo. Ecco, la retorica che ci portiamo dietro dal 1994 di la maggioranza sono io incarno la maggioranza degli italiani, fino al grottesco attuale di due soggetti diversi che dicono contemporaneamente no, sono io, no io, quello che rappresenta la maggioranza degli italiani, è non aver capito cos'era l'Italia, cosa è l'Italia e cos'è stato il 25 aprile. Peccato.